Passiamo all'emendamento numero 1 a firma dal Presidente Davide Bono, che propone l'istituzione dell'articolo 4 bis. Lo vuole illustrare? Prego. Grazie. Questo emendamento era già stato presentato in sede di Commissione Bilancio ai colleghi e vuole introdurre praticamente una prima tenue nota di partecipazione alla redazione del bilancio della Regione Piemonte. In questo caso noi proponiamo un emendamento in cui i cittadini, previa adeguata informazione e considerate il merito appunto delle proposte di legge di iniziativa consigliare approvate, possono contribuire in modo del tutto volontario economicamente al sostegno e all'attuazione di queste proposte di legge che ho detto sopra. Quindi si dà possibilità al Consiglio, sia per quanto riguarda l'attività legislativa del Consiglio stesso, sia per quanto riguarda poi il bilancio, di aprire in un senso partecipativo ai cittadini tutti. Questo nel solco di un percorso che si sta attuando e svolgendo in un po' tutto il mondo, in paesi che sono più avanti di noi come la Svizzera e alcuni stati degli Stati Uniti d'America sono molto più avanti nel senso della partecipazione rispetto a noi, lo è anche il Brasile. Il primo esempio di bilancio partecipativo è stato proprio a Porto Alegre, una cittadina abbastanza grossa, paragonabile a Torino, circa 1 milione di abitanti, e l'esperienza di Porto Alegre è stata sicuramente positiva. In questo caso introduciamo una nota che non grava, un emendamento che non grava assolutamente sul bilancio della Regione, perché sarebbero fondi, ripeto, che i cittadini potrebbero essere liberi di elargire in questo caso all'ufficio di presidenza con un conto dedicato. Poi tramite delibera consigliare questi fondi potrebbero essere girati al consiglio, alla giunta, quindi al bilancio della regione, che potrebbero poi stanziarli su delle proposte di legge che tutti noi consiglieri di maggioranza, consiglieri di minoranza facciamo, che possono venire approvate e a volte non vengono attuate perché manca la risorsa, soprattutto in questo momento di ristrettezze economiche. Grazie. Grazie a lei. Grazie, Presidente Stara. Grazie, ma questo è un emendamento che apre una riflessione molto articolata e profonda che io proporrei, al di là di come verrà votato, di riprendere in commissione. Adesso la parola al consigliere Ronzani. L'obiezione che faccio è questa. Se sono vere le analisi e i giudizi che il Movimento 5 Stelle dà sul sistema politico, che sono senza appello, no? Di una classe politica ormai votata, io non credo che esistano cittadini disposti a mettere mano al portafoglio per finanziare un fondo della Regione Piemonte che dovrebbe finanziare le leggi di iniziativa consigliare, cioè dei partiti. Chiaro qual è il problema. Le due cose non stanno insieme, no, onestamente. Lo dico per onestà intellettuale, a voi che... Parola alla Presidente Bresso. Grazie Presidente, ma io se l'emendamento resta con me non parteciperò al voto. Grazie. Consigliere Boeti. Grazie Presidente, ma anch'io non voterò a favore di questo emendamento. Mi asterrò per rispetto della decisione del mio capogruppo, perché mi sembra un emendamento demagogico, così di quella demagogia che ha caratterizzato fino a questo momento la presenza del Movimento 5 Stelle nella nostra regione, ma io credo anche a livello nazionale. Cioè un movimento che sin dalla sua nascita, a partire dal suo nome tutelare, Beppe Grillo,
ha lavorato per distruggere la credibilità di chi fa politica, poi chiede ai cittadini di dimostrare la loro attenzione nei confronti di questi uomini non credibili, qualche volta anche con qualche giovane deficiente eletto nei comuni, finanziare con risorse proprie iniziative, disegni di legge di iniziativa regionale. La parola al Presidente Pedrale. Per cui io suggerirei, se fosse possibile ovviamente, al gruppo del Movimento 5 Stelle di ritirare questo emendamento, di ripresentarlo magari con un progetto di legge specifico da presentare nell'apposita commissione, da approfondirlo e poi eventualmente tutti insieme di approvarlo. Questa è la nostra proposta, che spero venga raccolta dal Movimento 5 Stelle. Pongo in votazione l'emendamento numero 1, primo firmatario il Presidente Bono, aperta. Bene, respinto. Movimento, sì.